E nel prossimo servizio ci occupiamo della 40ª edizione di Vivi Città, la corsa conosciuta come la più grande del mondo, coordinata dal Comitato Nazionale WISP. L'appuntamento è per il prossimo 14 di aprile, 40 le città italiane interessate, tra cui Pescara. Vediamo. La corsa più grande del mondo continua a essere la protagonista dello sport per tutti. Il direttore tecnico Alberico Di Cecco definisce la manifestazione podistica pescarese il Vivi Città dei Vivi Città, diventata un riferimento assoluto ormai, non solo in Italia ma anche all'estero. L'appuntamento è per il prossimo 14 aprile. Manifestazione che quest'anno compie 40 anni e che continua ad essere uno dei format più belli e più innovativi di tutto il movimento podistico a livello nazionale ma anche internazionale. Ha una caratteristica che viene dato il via in diretta Radio Rai alle ore 10:30 ed è valido per tutti perché non è solo il Vivi Città di Pescara, il Vivi Città si svolge contemporaneamente in tutte le maggiori città italiane, europee, si svolge negli istituti penitenziari, è veramente una mega manifestazione che vuole aggregare. Sempre più inclusivo l'evento collabora con diverse realtà sociali del territorio, la LILT, l'ANCSA, l'ISAV, tanto per citarne alcune. Il claim del 2024 recita Movimenti Sostenibili. Abbiamo organizzato con la collaborazione di tutte le associazioni solidali una passeggiata inclusiva che già vede la partecipazione di circa 200 persone. Ma la cosa che a me personalmente piace di più, perché quella è la vera promozione per lo sport, oltre che per tutti i valori di Vivi Città, è la sezione giovanile che aprirà di fatto alle 9:45 la manifestazione e si svolgerà su 12 gare, tutte le categorie, è una vera e propria mini manifestazione competitiva con tanti premi, tanti gadget e veramente tanto entusiasmo. Affinché ciò sia realizzato è necessario coinvolgere tutti gli attori nella competizione che va ben oltre quei 10 chilometri precisi di quei due circuiti. Parliamo di un evento coordinato dalla WISP nazionale, organizzato dalla S di Fantini, un'associazione del mio territorio che ormai l'amministrazione comunale collabora da ben 4 anni. Io sono molto soddisfatta, avremo più di 1200 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale, 800 podisti e tantissimi camminatori, perché noi cerchiamo di promuovere non solo lo sport, ma anche la salute e soprattutto la prevenzione. Sarà una grande festa, ci saranno più di 200 bambini, quindi una festa di sole, di colore, ma soprattutto di promozione dello sport e della salute.